Da 5 mesi non ricevono lo stipendio, un momento di grave disagio per i lavoratori della cooperativa sociale Sequadro che si occupano dell'assistenza ai migranti ospiti del centro di accoglienza di Pian del Lago. Un disagio manifestato nel corso di una manifestazione organizzata da diversi sindacati, iniziata davanti a Palazzo del Carmine e proseguita successivamente davanti alla prefettura. Per i 25 dipendenti era stata avviata anche la procedura di licenziamento, successivamente revocata, ma i lavoratori hanno le famiglie a cui provvedere, le spese da affrontare e in tutto questo continuano comunque a garantire il servizio nel centro di accoglienza. I lavoratori hanno incontrato anche il sindaco Roberto Gambino, il quale, oltre alla sua personale vicinanza, ha promesso che discuterà della situazione con il prefetto Chiara Armenia. Quest'ultimo ha fissato un incontro con i lavoratori per il prossimo 24 giugno. Abbiamo anche contattato la Coop Sequadro per sentire il loro punto di vista, ma fino ad ora nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Restiamo a disposizione per eventuali precisazioni. Ci sono tanti giovani, ma ci sono anche persone che giovani non lo sono più. E quello che è paradossale è che non solo non prendono lo stipendio da 5 mesi, 5 mesi è una cosa insostenibile, anche perché tantissimi di noi non hanno più genitori, non hanno altre fonti. Quello che è paradossale è che loro finanziano l'azienda sostanzialmente, perché l'azienda non esce nessuna somma, non esce gli stipendi, non paga gli stipendi, però il servizio ce l'ha assicurato ancora per altri 3 mesi. Noi non lo possiamo sopportare. Siamo stati convocati dalla prefettura per il giorno 24 per discutere ancora una volta su questa grave vertenza che coinvolge tutti i lavoratori di Pian del Lago. Ricordiamo che lo stipendio è un diritto, non è un'elemosina, e che da oggi i lavoratori non sono più in condizioni di svolgere questa attività lavorativa. Dovrebbero usufruire i lavoratori di un ammortizzatore sociale FIS che l'azienda ha sistematicamente presentato, ma allo status quo non vi è ancora traccia di questo ammortizzatore sociale, che è fermo a ottobre dell'anno scorso. Niente stipendio, niente ammortizzatori sociali, uguale la fame. Io ho un grande problema perché devo pagare l'acqua, devo pagare l'assicurazione e devo pagare la luce. Già scadute, parliamo già scadute. L'assicurazione mi deve scadere a breve. Dobbiamo camminare senza assicurazione scaduta? Camminerò lo stesso sicuramente perché devo andare a lavorare. Non ce la facciamo più. E oggi pomeriggio andiamo a lavorare, quindi noi cosa facciamo? Facciamo il nostro dovere, ma niente diritti. Non ce la facciamo più. Quindi chiediamo aiuto oggi al signor sindaco, chiediamo aiuto a Sua Eccellenza Prefetto, che faccia qualche cosa.